Siamo qui con Luca Marangone, capitano dell'Umignacco, dopo una partita comunque giocata bene, in cui la differenza di categoria di base non si è sentita, ma non sono arrivati i punti. Cosa è mancato? Mancato forse un momento di lucidità anche nei minuti finali, dove abbiamo preso gol, probabilmente due gol anche evitabili, per carità. Bravi loro, hanno attaccato in tanti, molto giovani, avevano forse più voglia in qualche momento, più grinta. È mancato qualcosina, però siamo molto contenti della prestazione. Dopo la partita di oggi comunque avete dimostrato di potervela giocare con tutti. Quali sono gli obiettivi per questa Coppa? No, gli obiettivi per noi era giocarla, perché era un peccato finire così presto il campionato, il gruppo era affiatato. Abbiamo fatto un girone di ritorno dove abbiamo perso molti punti, perché siamo stati quasi in vetta per tutto il campionato. E avevamo voglia di dimostrare che comunque noi abbiamo sempre giocato a calcio e ci è mancato qualcuno in qualche momento. I ragazzi c'erano, è venuto qualche ragazzo a darci una mano anche da altre squadre, qualche amico, e quindi volevamo giocarcela, ecco. Con questi presupposti per la prossima stagione dite che è possibile un salto di È possibile categoria? Tutto, noi non ci mettiamo mai obiettivi comunque di forzare gli obiettivi di arrivare primi o secondi, viviamo partita per partita dopo anni comunque in sofferenza, adesso ce la giochiamo bene a calcio, siamo un bel gruppo di amici, soprattutto fuori dal campo, che è quello essenziale, e quindi prima di tutto quello, poi il resto viene automatico. Perfetto, grazie. Grazie a te. Siamo qui con Michael Perissutti del Chiarisacco al termine di una vittoria in rimonta negli ultimi minuti. Qual è stato il fattore che vi ha portato questi due punti? Bah, il gruppo, perché quando si va sotto è sempre difficile, giornata calda oggi, un Lumignacco ben organizzato in campo che ha coperto bene gli spazi, abbiamo avuto un primo tempo bello combattuto, finito rete inviolate. Da recriminare qualcosina, perché è scappato un rigorino all'arbitro abbastanza evidente che c'era mancato e ci siamo trovati anche sotto, e dopo è entrato Scholz oggi ha fatto una grandissima prestazione e noi lo ringraziamo di questo, e quindi ci sta portando avanti nel nostro percorso per cercare di festeggiare al meglio i 30 anni della nostra società. 30 anni di... Bravo Muro! Per portare avanti una società per così tanto tempo, appunto, come dicevo anche prima, il gruppo è fondamentale. Come la gestite su questo piano? Noi abbiamo avuto la fortuna di trovare uno zoccolo duro di amici, perché il Chiarisacco è un punto d'incontro dove fare amicizia e giocare a pallone insieme. Questo è lo spirito che ci porta in spogliatoio ad ogni allenamento, anche quando ogni tanto lo saltiamo, ma comunque cerchiamo di essere sempre presenti, di esserci uno per l'altro, e quindi le cose vengono più facilmente, diciamo, no? Così. Grazie. Grazie a te.